Ciao a tutti ragazzi, bentornati in questo nuovo video. Anche oggi parleremo di molte notizie di calciomercato, tra cui quella più importante e clamorosa, un possibile doppio colpo made in Italy per la prossima finestra di calciomercato. Parleremo anche di altre notizie. Vi invito a lasciare like per sostenere il canale. Vi ringrazio tantissimo perché ancora una volta ieri in live, ieri sera, eravamo tantissimi. Continuate così, grazie per il supporto e se vi va iscrivetevi, ci manca poco per i 4.000 iscritti, quindi mi raccomando fatelo con campanellina se siete nuovi. Poi vi dico, seguitemi anche su TikTok e su Instagram, i miei altri social, trovate i link qua sotto in descrizione e comprate magliette dal sito www.magliego.com, trovate magliette a basso prezzo, da calcio ovviamente, di tutti i tipi, col codice LAVOS avrete il 15% di sconto. Detto questo, partiamo subito con il video. Allora, partiamo parlando delle sfide che si giocheranno stasera, i recuperi di Serie A tra Juventus e Napoli, recupero della terza giornata addirittura, e Inter Sassuolo di 3 settimane fa, rinviata per focolaio Covid all'Inter. Sfide che ci interessano, Juventus-Napoli, una sfida dal sapore di Champions League, visto che comunque il Milan, lo scudetto è praticamente impossibile, deve puntare a entrare sicuramente in Champions League, perché già l'ho detto, sarebbe un traguardo importante per il morale, per i fondi e comunque per rinnovare e comprare nuovi giocatori nella prossima finestra di calciomercato che se il Milan ritorna in Champions League comunque saranno più convinti a trasferirsi nella nostra squadra. Quindi sinceramente tra Juventus e Napoli io spererei in un pareggio se fossi appunto un tifoso del Milan come sono, quindi spererei in un pareggio. Invece per l'Inter Sassuolo ovviamente spero nella vittoria del Sassuolo, anche se purtroppo la squadra dell'Emilia Romagna si presenterà senza i nazionali, quindi Locatelli, Caputo, Berardi, Muldur non ci saranno, comunque assenti importanti, quindi l'Inter avrà un altro vantaggio come in tutto questo campionato, perché bisogna dirlo, ragazzi, l'Inter zero infortuni quest'anno, proprio zero, qualche caso Covid, però ragazzi, neanche tanti, e quando hanno avuto il Covid gli hanno rinviato le partite, al contrario il Milan, quindi l'Inter, ragazzi, secondo me vincerà lo scudetto anche perché ha avuto un po' di fortuna, poi ha un bel gioco, la rosa migliore, secondo me, e l'allenatore migliore. Però speriamo, io ci credo ancora, speriamo che Sassuolo stasera fa il colpaccio, anche se è difficile. Speriamo, speriamo. Poi, per quanto riguarda gli infortuni, confermato. Leao in gruppo, quindi ci sarà per il Parma. Brahim Diaz, stessa cosa. Romagnoli e Calabria stanno recuperando, mentre Mandzukic ancora purtroppo fuori. Un flop, ragazzi, Mandzukic, un vero flop purtroppo. Tanti problemi fisici, poche partite, pochi minuti, zero gol e zero assist purtroppo. E vabbè, che dobbiamo farci? Ora parliamo di calciomercato, anche oggi tante tante notizie. Partiamo parlando di uno scambio. Già ve l'avevo annunciato una settimana fa quando nessuno ne parlava, lo scambio tra Romagnoli e Bernardeschi. La notizia è uscita ieri sera, l'hanno confermata molti giornalisti, tra cui anche i juventini, ve l'ho anticipata ragazzi, capite che ho delle belle fonti, no? Comunque scherzando, secondo me lo scambio sarebbe uno scambio che aiuterebbe sia la Juve che il Milan, perché la Juve comunque si libera di Bernardeschi, che comunque diciamo che è un po' fuori dal progetto, Romagnoli comunque andrà in scadenza, chiede tanto, quindi sarebbe uno scambio perfetto. Al Milan poi serve un esterno destro e Bernardeschi potrebbe essere il giocatore ideale, perché ragazzi, se vi ricordate, Bernardeschi alla Fiorentina e comunque Bernardeschi nel primo anno alla Juve da esterno ha fatto molto molto bene. Poi purtroppo Sarri l'ha iniziato a schierare da trequartista, che non è il suo ruolo, Pirlo addirittura terzino e mezzala, fuori dal mondo. Quindi secondo me il Milan potrebbe rivitalizzarlo Bernardeschi. Vedremo se questo scambio si farà, però io sono favorevole. Sono più verso il sì che verso il no. Anche se mi dispiacerebbe perdere Romagnoli, che proverei a rinnovarlo, però sarebbe uno scambio che aiuterebbe sia Juventus che Milan. E oggi questo scambio è stato, diciamo, come si può dire, confermato che potrebbe essere fattibile da molte fonti. Poi parliamo del doppio colpo che si potrebbe realizzare, appunto, che vedete in copertina, che riguarda due giocatori italiani. Il primo è Mattia Pessina, ormai giocatore nei radar del Milan da tantissimo tempo, ne parliamo ormai da 2 mesi. Perché ne parliamo? Perché Pessina ha una clausola sulla futura rivendita che ha messo il Milan, appunto con l'Atalanta, del 50%, quindi il Milan si prenderebbe il 50% sulla cifra che l'Atalanta ricava dalla sua cessione. E il Milan appunto vuole approfittare, perché stessa cosa, se il Milan proverà ad acquistarlo avrà il 50% di sconto. L'Atalanta ha stanziato, diciamo, un prezzo di 40 milioni.
Quindi il Milan potrebbe spendere soltanto 20 milioni e realizzare un colpo made in Italy, un colpo low cost e soprattutto un talento che è in grado di giocare mezzala e trequartista. Un giocatore completo secondo me, perché oltre ad essere un giocatore con tanta qualità, capacità di inserimento, tanti gol e tanti assist, è un giocatore che si impegna molto, corre per 90 minuti, è molto funzionale al gioco e io lo prenderei assolutamente. Sarebbe un colpo perfetto perché giovane, quindi rientrare perfettamente nei profili cercati da Elliott, quindi profili giovani. Talento italiano, sta facendo molto bene. In caso Ciala non rinnova, sarebbe il sostituto perfetto, secondo me, perché ancora bisogna vedere se Çalhanoğlu rinnoverà. Oggi danno notizie positive, nel senso che dicono che potrebbe rinnovare nel giro di 2 settimane, dicono, però non è ancora sicuro. Quindi il Milan comunque cerca alternative. Oltre a Pessina. Ci sono anche nomi di De Paul, che comunque è cercato da molte squadre, tra cui Inter, Juventus e Roma. Il nome di Zaccagni è sempre vivo perché lui aspetta anche il Milan. Quindi se il Milan proverà a affondare il colpo, secondo me è fattibile questo colpo, però il Napoli è in vantaggio. Zaccagni diciamo che preferisce il Milan, dalle indiscrezioni. E poi Isco, che però è più un sogno da Real Madrid, che però potrebbe trasferirsi visto che comunque lui andrà in scadenza nel 2022. Il Real Madrid non sembra voler rinnovare il contratto. Anche ieri non ha giocato con Liverpool nei quarti di finale di Champions League, è un po' fuori dal progetto, quindi il Milan può provare ad approfittarne. Però il profilo in questo momento in vantaggio è Pessina, poi ci metterei Zaccagni come secondo e De Paul come terzo. Pessina per molti fattori che vi ho spiegato potrebbe essere il colpo ideale sulla tre quarti per il Milan, sia che Ciala resti e sia che Ciala va via. Poi secondo colpo in questo doppio colpo è il Gallo Belotti. Altre novità importantissime. Tra parentesi, io ho sempre detto che il Belotti è un giocatore che mi piace, però tra i profili che il Milan cerca preferisco di gran lunga Dusan Vlahovic. Però Belotti non mi dispiacerebbe. Oggi parlano di un duello acceso tra Roma e Milan per aggiudicarsi il calciatore nella prossima stagione addirittura. Quindi il Milan lo prenderebbe come, diciamo, possibile sostituto di Mandzukic per poi fargli fare il titolare quando Zlatan smetterà. Perché ricordiamo che Ibra sta rinnovando, praticamente fatta, quindi ci sarà anche per la prossima stagione. E Milan cerca un attaccante da comunque mettere dietro come riserva, da far crescere per il futuro. E Belotti è il profilo ideale, attaccante giovane, italiano, anche lui un colpo, sarebbe made in Italy, giocatore che in campo si impegna tantissimo, dà tutto per la maglia, secondo me merita di fare il salto da molti anni, di una squadra diciamo superiore al Torino, con tutto rispetto, e il Milan è insistente sul calciatore. E Belotti, ricordiamo che andrà in scadenza nel 2022, quindi anche lui avrà il contratto che l'anno prossimo comunque andrà in scadenza, quindi potrebbe essere preso da una cifra inferiore rispetto al valore del cartellino. Il Milan ha offerto 25 milioni, la prima offerta ufficiale, Cairo ne vuole 35-40, cifra che il Milan non è intenzionato ad offrire. Conta molto la volontà del calciatore e Belotti ha sempre dichiarato di essere un cuore rossonero e di volersi trasferire un giorno al Milan, perché comunque lui ha una fede rossonera, quindi la volontà conta. Quindi diciamo che Belotti tra Milan e Roma preferisce il Milan, anche per il progetto, però attenzione alla Roma. Quindi potrebbe essere un doppio colpo made in Italy. Io sinceramente lo farei, senza dubbio, ovvio. Preferisco Vlahovic a Belotti, però comunque Belotti sarebbe un attaccante che i 15-20 gol a stagione te li fa. La palla te la butta dentro, un attaccante che si impegna, funzionale al gioco, duttile. Secondo me è un attaccante che il Milan deve prendere assolutamente. Poi non spenderemo neanche tanto. L'unica cosa che mi piace rispetto a Vlahovic di Belotti è che spendiamo poco per il cartellino, visto che comunque Vlahovic costa almeno 40 milioni, invece Belotti massimo 30. Penso e pensano molti giornalisti e molti dirigenti. Quindi questo doppio colpo made in Italy si potrebbe realizzare, sarebbe veramente un doppio colpo perfetto perché giocatori nel pieno della carriera, Pessina giovane, con tanto talento, con tanta voglia di vincere e soprattutto giocatori funzionali al nostro modulo e con caratteristiche importanti che quest'anno comunque per Pessina e Belotti da tanto tempo stanno facendo molto bene e meritano di fare il salto. Quindi io lo farei. Detto questo, raga, mi raccomando, fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate rispetto a questa notizia, la clamorosa notizia di questo video, questo doppio colpo che riguarda Pessina e Belotti, riguardo allo scambio che è confermato possibile tra Romagnoli del Milan e Bernardeschi della Juventus e riguardo alle partite di stasera, Juventus-Napoli e Inter-Sassuolo. Fatemi sapere magari un vostro pronostico. Detto questo, un like, mi raccomando, di supporto per sostenere il canale. Iscrivetevi per arrivare presto a 4.000 iscritti con campanellina conto su di voi, vi ringrazio ancora una volta, continuate così. Mi raccomando, seguitemi anche su TikTok e su Instagram, i miei altri social e
andate sul sito www.magliago.com, trovate maglie di tutti i tipi, di tutte le squadre di calcio, a basso prezzo, col codice LAVOT, 15% di sconto. Detto questo, noi ci vediamo domani con il prossimo video, sempre Forza Milan, aspetto un vostro commento, like, iscrizione, bella!